Cosa stiamo preparando oggi? Innanzitutto, buongiorno a tutte. Buongiorno a tutte. Eravamo di là sul divano. Abbiamo Aspetta che non c'è cominciato ancora nessuno. ad avere piccole voglie di roba dolce. Intanto che aspettiamo, io direi, io mi sono preparato un bel caffè. Intanto che aspettiamo che arriva un po' di gente, bevo il mio bel caffè. Intanto facciamo vedere i nostri ingredienti e poi vi spiego. Caffeino e ci voleva. C'è qualcuno intanto? Siamo a 3 persone. Tre persone in linea. Ok, intanto tiro via la mia bella tazzina. E che c'è anche la mia. Io intanto comincio a accendere il forno. Dai, c'è un indizio. La Nutella. L'indizio è la Nutella, secondo te? Sì, secondo me è quello principale. Ho proprio il forno che sta andando, cuoretto. Intanto io accendo il forno, sarà contento il papà quando torna che mi dirà con questo caldo il forno che va. Anna Rosa Langella scrive: ciao bellissime. Ciao Anna Rosa! Non indovineresti cosa sto per fare. Allora, vi spiego. La Giada, la Vale, hanno cominciato a dirmi che avevano voglia di qualcosa di dolce. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? Cosa abbiamo pensato? È un po' un pasticcio, perché noi stiamo per fare una base di Pasta frolla. frolla. Ecco, facciamo una base di pasta frolla, tipo la crostata, sotto. Poi stendiamo dentro la Nutella e poi ci sbricioliamo dentro un po' di pan di stelle, per poi sbriciolarci su ancora un po' di pasta frolla e faremo questo, diciamo, una sbrisolona di Nutella. Più dolce di così non può esserci. Allora, vediamo in quante siamo in linea intanto. Siamo a 5. 5 persone. Ok. Aspettiamo ancora un po'. Vediamo Ok. se si collega ancora qualcun altro nel Dopo frattempo. vediamo di fare qualche cosa di sfizioso, tanto per... Facciamo anche qualcosa di questo, amore. Con la Nutella. Che dici? Manca qualcosa salato, se no. Perché abbiamo anche la base della pizza. È vero. Si può fare uno strato di pizza con sopra, magari sopra la pasta sfoglia. Sì, ci sto. Ecco, intanto che aspettiamo, io direi di fare questo. Allora, apro un attimo questa. Proprio buona. So, cominciamo prima con questi. Così preparo i miei bei cornetti e poi si mettono nel forno. Sarà contento Giuseppe, se è in linea che ci vede. Intanto questi li appoggiamo qua così, che sono... Ciao Camilla, sei Ciao Camilla! collegata a Silvia Bertoletti. Ciao Silvia. Allora, questo diciamo Ma è che integrale? è integrale, sì. Aspetta, fai vedere. Di che Faccio... cos'è? È la pizza, pizza Sì, integrale. ma è buitoni. Sì, non volevo fare pubblicità. Buitoni sponsorizza. Vabbè, è uguale. Prendiamo allora la nostra base della pizza. Facciamo una cosa che non è dietetica assolutamente. Ma serve fare tipo anche con Ecco. l'acqua. Però voglio provare a fare una cosa. Ah, Intanto che aspettiamo che arriva un po' di gente, ok? Allora. ok. Ah, giusto così, proprio Sì, proprio botta. giusto una botta di... Diciamo che questi li facciamo intanto che aspettiamo dopo che la torta, ecco, Ah, ok, si cuocia. diciamo
un po' di stuzzichini che poi alla fine quando arrivo a papà non durano. Se poi c'è Giuseppe in linea, so che non dureranno perché è un po' che mi dice che ha voglia di roba dolce. Ok, allora io stavo pensando di fare una roba così, intanto questo lo appoggio qua perché tanto mi servirà ancora. Apriamo questa carta di qua. Sei collegato Gian Pietro Bonazza. Ciao Gian Pietro. Ciao Gian Pietro. Allora, la ricetta non è questa, questa qua la stiamo facendo intanto che si collega un po' di gente, allora... Creiamo suspense. Più che suspense, stiamo creando un po' di roba di pasta sfoglia. Allora, questa la poggiamo sopra, ok? Quello che avanza poi creeremo altre cose, vediamo se qui... sono riuscita a farla tutta. Aspetta che prendo un coltello e ci vado dietro. Ecco, questo avanza. Ok, mettiamo insieme. Cosa facciamo adesso? Io prenderei la rotellina e proverei a tagliarli. Tu che dici? Vuoi fare tipo le... Io volevo fare dei cornetti, tu che dici? Vai, prova. Metà o interi? Proviamo interi. Magari vengono più grandi. No, non lo so. Di meno. Così. Ok, quindi hai messo... Nutella. Ok. Ciao Gina, vi scusi, sì, è Oliviero Massimo. Ciao Gina! Ma io proverei intanto a fare questi. Se intanto vuoi dire la ricetta che vogliamo fare noi, allora, che non è questa, né? Quello che stiamo facendo adesso non è la ricetta. Intanto per aspettare un attimino che si colleghi gente, così, intanto stiamo facendo dei cornettini. Ma la vera ricetta è una specie di sbrisolona alla Nutella, ovviamente. Oggi l'ingrediente d'eccezione è la Nutella. Quindi faremo una base di pasta frolla con la base della crostata, appunto, dopo ripieno di Nutella e sopra, per fare appunto l'effetto sbrisolona, faremo ci sbricioleremo sopra dei biscotti pan di stelle. Scusate se non mi faccio vedere, ma sono bloccata tra collo e schiena. Sì, ma è anche a quel tempo qua che un po' fa caldo. Allora, qui vi spiego subito la base. Avevo quella, la base della pizza. Non dico la marca, la base della pizza integrale, e praticamente l'ho stesa con la Nutella e ci ho messo subito sopra una base di pasta sfoglia. Ok, praticamente viene doppio così e andiamo a rotolarli a cornetti, che sono stupendi. Adesso li facciamo prima, non volevo sporcarmi le mani, se no sporco pure i cornetti, però non importa, li mangiamo lo stesso. E intanto che aspettiamo che arriva un po' di gente, allora okay. Rispondiamo a Gina, vi scusi, e che ci dice che fai di dolce. Allora Gina, qui in casa avevano voglia di roba dolce, allora avevo il dolce. Cosa faccio? Ok, facciamo una base di pasta frolla e faccio la base della crostata, per poi ci metto dentro la Nutella, poi ci sbriciolo dentro pan di stella e biscotti, e poi sopra faccio tipo una sbrisolone, ci sbriciolo su il resto della base della pasta frolla. Ecco qua. E questi cornetti sono anche belli veloci. Se non avete in casa niente, avete solo, non so, della pasta sfoglia con un po' di pizza, così si possono fare questi cornettini che sono sfiziosi
che appena li vede Valentina non dureranno. Perché col papà scherziamo? No, ecco perché li faccio velocemente intanto che non c'è nessuno. Così questi qua li inforniamo e poi partiamo con la nostra ricetta, che è quella giusta. Oliviero Massimo ci scrive ciao con la faccina. Ciao Massimo, un bacione alla moglie e i due figli. È un po' che non ci incontriamo. Ma sai che stanno venendo fuori bellissimi, veramente, Gianni? Guarda, se vuoi farli vedere. Adesso ne prendiamo. Si è collegato anche Franco e Eulogio. Ciao Franco! Gina, vi scusi, ti ha scritto, ma devono crescere? Allora, io cioè, di solito non li faccio crescere, anche perché... Non è l'impasto che facciamo noi. Non è l'impasto quello che impastiamo noi di solito. Ho preso proprio la base, quella che compri, ti dico anche la marca, non sto sponsorizzando niente, è quella della Buitoni. Cioè praticamente quelli che compri queste e niente, ho steso la pasta dell'impasto della pizza sotto e gli ho dato su un po' di Nutella e sopra ci ho messo la pasta sfoglio, tutto qua, nient'altro. Ecco, questo qua è avanzato un pezzettino piccolo. Con questi invece quando facciamo proprio le nostre le facciamo lievitare. Beh, se fai l'impasto della pizza fatta in casa, adesso mi risciacquo le mani perché mi è avanzato a due striscette, ma voglio fare un'altra cosa. Quando si fa l'impasto fatto in casa bisogna per forza lievitare, perché sennò viene mal di pancia ed è tutto un altro tipo di impasto. Perché ma questi qua purtroppo sia che si faccia un impasto diciamo per la pizza che per le brioche, logicamente per le brioche si fanno le varie stratificazioni per fare le sfoglie con adesso passiamo dal dolce al salato, quindi praticamente cosa facciamo? Fuori uno, un taglietto sopra, via. E questo lo facciamo intanto che aspettiamo di fare il dolce. In quante persone siamo? Per ora siamo 45 persone. Ok, tra poco iniziamo con la nostra ricetta vera e proprio della crostata. Intanto vi dico quello che dovete preparare se volete provare a farle. Allora, è praticamente 500 g di farina e io di zucchero ne uso molto poco, praticamente uso 3 cucchiai di zucchero perché dopo io metto dentro le goccine e vediamo. Dopo ci sono 3 uova, 2,50 di burro e basta. E il succo? Di solito ci vuole una grattata di limone o di arancio, ma siccome che avevo il limone che non era proprio bello fresco, allora ci metto il succo di limone. Ecco qua, io direi che basta così. Abbiamo finito. Ok, tagliettino sopra, questo è avanzato. Io adesso toglierei tutto, puliamo bene e questi intanto li mettiamo nel forno. Così partiamo con la nostra ricetta vera e proprio, questa è avanzata, la mettiamo via. Aspetta che vado a prendere la teglia così inforniamo intanto questi. Se vuoi far vedere i nostri cornettini, sono belli, 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 belli. Però allora, Gina ha scritto, vengono gonfi? Adesso vedrai Gina. Adesso vedrai anche com'è. Perché questa versione la stiamo provando ora, nel senso non l'abbiamo mai fatta. Oddio, quindi le ho fatte ancora, ma con l'impasto quello lì fatto da me. E con quelli sì, vengono gonfi. Ma più che altro sono stuzzichini questi, sono tipo quelli che fai con la pasta sfoglia, che vedi anche in pasticceria, cioè non sono proprio lievitati enormi, però sono croccanti. Adesso questi qua li stiamo provando insieme a voi adesso. È proprio una roba al momento.
Si sente ogni tanto Valentina che canta di sottofondo. Ecco, se vuoi farli vedere, Vale, Giada, io mi risciacquo le mani perché... Però non è meglio che li dividi? Cosa? Perché ti esce fuori la Nutella e visto che Nutella non è tanto... No, no, aspetta, perché questi qua poi li metto qua così. Volevo spennellarli un po', però... Ascoltami, sai cosa facciamo? Io metterei ancora un po' di carta a forno, così li metto più... Allora, vediamo. Aspettate un attimo. Intanto quante persone? Allora, io intanto risposto. Allora, intanto vediamo un attimino. Allora, si è collegata Daniela Cottone. Ciao Daniela, Palmira Vernamonti. Ciao Palmira. E ti ha scritto bravissima. Intanto sto rispondendo sì, a tutti. Sì, sto cercando di mettere su un altro foglio giusto, così almeno... Francesco Amore. Ciao, ciao Franci. Allora, vediamo... Allora, Gina ha scritto... Un attimo, che ho perso un messaggio. Aiuto. Li voglio fare, dopo metto la foto. Brava Gina, voglio proprio una bella foto. Dai, che così dopo ci fai vedere. Diciamo che questa versione qua di Cornetti è una cosa veloce da fare. Comunque ti dico che vengono fuori bene. Però qua con più li tocco adesso diventano sempre più... Però un po' stanno crescendo, Ha ragione Gina. Perché tu dici che... Guarda che belli. Quanti... Io adesso li fornerei intanto che facciamo altre robe, ok? Ciao Emanuele che ci scrive. Allora, ciao. Dici di metterci su qualcosa, ma io penso di no. Non basta. Mettiamo zucchero né niente perché c'è l'impasto della pizza integrale che okay. È salatino con la Nutella che è dolce. Mm-hmm. Secondo me già fai. Io partirei a metterli nel forno. Vai. Andiamo. E intanto, sai cosa farei? Metterei la carta forno anche qua sotto e metterei dentro quelli lì. No. Yeah. Ok. E dopo... Wurster. Metterei questi qua con il Wurster e partiamo allora. Subito con la nostra ricetta. Ragazzi, questa qua non è la vera e propria ricetta, no? Questa no. Questo qua diciamo... intanto per intrattenere, intanto che arriviamo a... diciamo un numero di persone, per ora siamo a 93 persone. 93 persone, tra poco iniziamo. Adesso io vorrei abbassare il forno perché non vorrei che intanto che chiacchieriamo magari mi dimentico dei cornetti, così facciamo cotto e bruciato. E ciao ciao cornetti. Allora mettiamole magari una temperatura bella bassa. Allora, tu Giada, non farmeli dimenticare, anche voi, ogni tanto ricordatemi dei cornetti. Allora, siamo a 103 persone, cosa stiamo facendo? La sbrisolona versione Nutella e biscotti. Allora, io intanto voglio risciacquare e pulire il tavolo, perché è sporco di Nutella. Allora, intanto vorrei salutare Sara Belli che ci saluta, Daniela Cottone che dice ciao, sei brava. Grazie. Ah, grazie Gina, Gina intendeva noi se mettiamo la foto, certo. Ah, certo che metto la foto, ma sì, sì. Angelo Lavagnini, ciao. Allora, io intanto mi asciugo quella roba qui e comincerei con la ricetta vera e propria, visto che adesso c'è in linea un po' di gente. Allora, io comincerei la farina, 500 grammi, spostiamo la Nutella che per adesso proprio non serve. Allora, io non peso niente perché a occhio, bene o male, siccome che la faccio spesso, ormai. Però c'è 500 grammi di farina. Beh, c'è chiusa il bimbi, chiusa mamma fiore. Quindi andiamo proprio a occhio. Poi anche se ne facciamo un po' di più, ci escono anche i biscotti. Ma
Palmira dice: non l'ho mai fatta la torta in, così, con la Nutella e i biscotti. Allora, Palmira, ti dico la verità, veramente io la stavo pensando intanto che ero sul divano. Allora, avevo pensato, siccome che questo impasto qua per fare la crostata è buonissimo, allora gli stavo dicendo a Giada, visto che lei aveva voglia di Nutella, ho detto, perché non facciamo, cioè lei è saltata fuori dicendomi, facciamo una crostata di Nutella. E io addirittura gli ho detto, se invece di fare la solita crostata di Nutella, facciamo la base della crostata con dentro la Nutella, ci sbricioliamo dentro e ve li faccio vedere subito, così non c'è solo la parte molliccia della Nutella, c'è il croccante sotto. Nutella, sbricioliamo dentro dei biscotti, siccome che io l'avevo fatto un po' di tempo fa un facsimile del genere con i biscotti sbriciolati dentro, vi garantisco è buonissimo. Dopo sopra, invece di farci le nostre solite striscette della crostata, ci facciamo su tutti dei pezzettini tipo la sbrisolona e la facciamo andare su così tutta sbriciolata e vedrete, vedrete, vi garantisco che è buono. Buono, buono. Intanto io guardo i miei cornetti che... E ma di anche a quanto li inforni? A che gradi, allora, tempo e tutto? Allora, io non guardo, cioè li metto di solito a 180. Fai vedere il timer che è sballato. Allora, a 180 gradi. Oggi è già neanche messo 180 gradi. No, ma sai perché io non l'ho messo a 180 gradi, Giada? Non farmi confondere. Perché se devo impastare di qua, loro si bruciano. Tu mi devi riprendere e io questi qua vorrei mangiarli. Perché se no li bruciamo. Quindi, io ne ho messi a molto di meno. Perché io ne ho messi a 150. Ecco, non farmi confondere tu. Perché c'era la Giada che mi faceva segno. Mamma, non le messe a 180, non posso. Perché ho proprio il timer rotto. Ecco, vedete? Metà. Allora, iniziamo. Metà. Tre uova. Uno. Tiro fuori questi così almeno. Gina, buona. Ti dico io che è buona. Maria, grazie a Tiziano. Wow. Buona, ma si deve mangiare poca. Poca. Allora, ricordatevi che i dolci sono buoni, ma mai esagerare. Piccolo assaggio. Piccolo. E non sempre. Allora, usate il... Io uso la margherina perché è quella bella morbida e vi dico subito la quantità. La margherina ce ne vuole 2,50. Dopo vi segno bene la ricetta di questa crostata qui. Che questa l'ho fatta tante volte, si possono fare anche i biscotti. Se aggiungete invece di 2,50 di burro e ne aggiungete molto di più, fate anche 300, così potete fare dei bei biscotti, gli date la loro bella forma o con la, e poi magari ci aggiungete la cannella, un po' di cose, vengono fuori buonissime. Allora ho detto 2,50 di burro, 3 uova, 500 di farina. Adesso io pochissimo zucchero perché non posso usarne tanto, perché sennò bisognerebbe pesarne 150 anche 200, ma io non lo uso. Allora, prima di tutto faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, facciamo anche 10 di queste. Ecco, dopo io di solito mi regolo così, impastando, dopo ne assaggio un pochino perché è anche buono da assaggiare, guardo le brioche, vanno benissimo. E quindi poi scorza di limone grattugiato o di arancio, non l'avevo, allora ho messo un po' di succo di limone, è andato anche questo, basta, tutto qua. Adesso io comincio, scusate, io impasto con le mani perché mi trovo solo così. Alla vecchia maniera. Alla vecchia maniera, sì. La planetaria manuale. No, anche perché se c'è da aggiungere la farina, glielo aggiungo. Se c'è invece che è giusto, va bene. Mi trovo con le mani. Ecco.
Quante persone siamo adesso? Siamo esattamente 61 persone. 61 persone. Giada, se vuoi far vedere i cornetti intanto, così mi guardi anche se si bruciano o no. Così magari se dai su un po' di la temperatura del forno, così ogni tanto gli dai un'occhietta tu. Facciamo anche prima. Un secondo che qua mi stanno arrivando i messaggi. Ok. Un attimino. Gina ci scrive, piacere di conoscervi. Piacere nostro, Gina. Il piacere nostro, Gina, grazie che ci stai seguendo intanto. Allora, sta venendo fuori buonissima, la bella proprio. Vedi, la quantità che ho dato io è proprio giusta. Dopo, volevo dire una cosa, perché a volte magari potete trovare delle uova troppo grande, ok, se vi risulta un po' più molliccia aggiungeteci un po' di farina, non succede niente, è un impasto questo, che non succede niente se ce l'aggiungi, ok? Intanto devo controllare qua. Posso aprire, mami? Certo che puoi aprire. Che punto sono? Se vuoi dare più tanta temperatura, dacci la mia. Appena aia, il collo, porca miseria, che male. Allora, questo sarebbe, adesso mi stacco un po' di, vi dico subito. Allora Parmila dice, anch'io la crostata aggiungo margherita vallè. Siamo in diretta, non passare. Si è accorta adesso che eravamo in diretta, Vale, va bene. Ok, saluta mi saluta Valentina. Allora, fai vedere, va Giada, scusami, guarda. Guarda. Allora, di solito cosa si fa quando si fa questo impasto qua? Si prende, si mette un quarto d'ora nel frigo a riposare della pellicola. Possiamo anche metterlo 5 minuti intanto che aspettiamo le brioche, che dici? Perché questo sarebbe anche pronto. Mm-hmm. Cioè risulterebbe. Allora, il tavolo io l'avevo già pulito prima, aspetta che. Sì, l'ho disinfettato, sciacquato, tutto. Sì, tiriamo via un po' di farina. Ok. Giada, non dimenticarti i miei. No, tranquilla. Allora, fagli vedere un attimo. Risulta così bella morbida. Fai vedere. Ok ragazzi, per chi si è appena collegato, questa qua è una sbrisolona ovviamente alla Nutella con base di pasta frolla, Nutella e sopra la sbrisolona di biscotti. Comunque noi in casa avevamo già questi. Ecco, io intanto cosa farei? Io la metto un attimino nel frigo. Ma proprio intanto che guardiamo i nostri cornetti, proprio il tempo di. No, papà, ti rispondiamo dopo. Allora, io intanto lo metto qua nel frigo. Ok. Intanto guardiamo i nostri cornetti. Perfetti. Allora, io comincio a togliere un po' di cose intanto che chiacchieriamo. Tiriamo via questo e spieghiamo. Intanto fai vedere che ho già imburrato anche la nostra teglia. Quindi infatti ci siamo già preparate la teglia. Così almeno. Imburrata, infarinata, quella col bordino ondulato, così dopo viene l'effetto. Ecco, intanto io direi, ci togliamo via tutto. Allora, Maria così. Grazia scrive, a volte vedo aggiungere il lievito, è necessario? Allora, nella crostata, allora se io ci aggiungo il lievito, l'ho già fatto questo, ti viene fuori troppo alta, ma a noi serve solo il guscio. Ti ricordi già dall'ultima volta l'abbiamo messo dentro il lievito? Ah sì, quando hai fatto la sbrisolone e ti è uscita troppo alta. Quindi praticamente alta. Se tu vedi quando mettono il lievito, tante volte quando fanno la base, ci mettono i fagioli.
per non farla alzare troppo. Dentro per non farla alzare, siccome che a me non serve lievitata, perché non sto facendo proprio la crostata con le altre, mi serve il guscio, quindi non mettendo il lievito, cioè ti viene fuori proprio il guscio normale. Devo fare una sorta di contenitore, diciamo. Contenitore, sì. Controllare brioche. Brioche. Boh, sì, ci siamo. Da post. Io pulirei il tavolo perché è un po' unto. Certo. Perché io la prima volta che ho fatto la crostata, allora c'era la quantità di lievito da mettere dentro, perché a me serviva quella alta. Però ho detto, vabbè, perché mettere metà busta? Ho detto, mettiamola tutta. Praticamente mi è venuto fuori come un panettone, era altissima. Invece dopo mi ha spiegato che in base a come ti serve, se ti serve solo un guscio sottile, beh, puoi fare anche senza metterlo. Se no, puoi metterci anche una puntina, non guasta comunque, perché non guasta. Diciamo che può andare bene anche con il lievito. Ok, e qui ci siamo. Infatti Palmira ha scritto, verissimo, con il lievito viene troppo alta. Troppo? Ho già fatto, ecco perché ve lo dico. Perché infatti quella volta lì c'era scritto mezza bustina, però ho detto, ma sì, per non lasciare la bustina aperta ho detto, ma sì, gliela metto tutta. E Maria Grazia ha scritto, ok, grazie. Sì, e quindi se non lo metti ti viene fuori la base bella bassa. Intanto io farei vedere che sbricioliamo un po' di questi biscottini da buttarci dopo dentro. Prendiamo, io ho tutte ciotoline ancora della Valentina quando era piccola, quella con dentro l'orsetto. Guarda, sbricioliamo grossolanamente. Potevamo sbriciolarle anche dopo, però intanto che aspettiamo e chiacchieriamo un po'. Io adesso darei pure su un po' lì, però ho paura veramente di dimenticarmi. Vediamo. Ciao Jessica e Marta Lampugnani, che si sono collegate ora. Ok, se vuoi spiegare cosa stiamo facendo per chi si è collegato adesso, così. Allora, stiamo facendo la sbrisolona fatta con la base della crostata senza lievito, appunto, come stavamo dicendo prima, per non farla venire troppo alta, ripiena di Nutella e con effetto sbrisolona fatta da biscotti pan di stelle. In tema di dieta, ovvio di dieta, diciamo che questa è una torta che quando proprio hai problemi, nel senso che hai bisogno, come dice la Valentina, ho proprio bisogno di roba dolce, mamma, ne ho proprio bisogno, questa è la torta giusta. Ok, io aspetterei ancora un pochino per poi prendere la base. E i coronetti stanno venendo fuori bellissimi. Giada, se vuoi farli vedere, intanto io tirerei fuori la mia. Lo so che è stato dentro pochissimo. Fingiamo che siano passati 30 minuti. Sì, fingiamo. Ecco. Ovvio, fingiamo. C'è Sonia du Brasil. Ciao Sonia. Che bontà, quanto è vero, Maria Grazia. Allora, Sonia, quindi... ciao, sono collegata. Ciao tesoro. Come stai, Sonia? Abbiamo parlato prima di Sonia, noi dopo ci sentiamo al telefono. Sonia, allora, non sei più venuta a trovarci. Non ho potuto. Allora, io ne prendo solo metà. Ed intanto... stendo così con le mani, certo, però se riuscite a farla stare nel frigo un attimino di più, meglio. Ho sempre il fatto della pizza. Allora. Ok, mattarello. Diciamo che è un impasto con dentro il burro che non si attacca neanche.
Anche perché prima ne avevo mangiata, non ti dimenticare i miei cornetti, no? No, non ce l'ho. Il mio si attacca di me. Va benissimo così. Ok. Sonia ha scritto bene bene, le mie ragazze come stanno? Allora, una ha il torcicollo, io sono bloccata. È bloccata. L'altra è su che sta studiando perché tra pochi giorni ha l'esame. Però stanno bene, dai. Sì, guardami i miei. Ok, io dovrei uscire, le toglierei. Sì? Sì, vieni a vedere. Pronte. Arrivo. Ma che belle. Le toglierei. No. Due minutini? Guarda, tiriamo le foglie e guardiamo. Io come al solito mi devo scottare. Fai vedere l'effetto dei due colori. Però lo lascerei. Che dici tu? Sono anche croccante. Ma se proprio due minuti, ma contati, pochissimo. Basta appena. Però non dimentichiamo. Fai vedere qua di sotto come si sono... Ma si sono gonfiati. Un po' più cicciotti. E questi li assaggeremo intanto dopo. Ok. Non ce li dimentichiamo quelli. No, no. Ok, io questa farei così. La mia rotella dove l'ho messa? Una rotellina l'ho messa qua, che sciacquatina veloce. Cioè di non farmi dimenticare le mie anni. No, no, no. Così ne viene tranquilla. Vuoi dare un'altra occhiata? Allora perché... Io direi ancora qualche minutino proprio di sotto, ma c'è più che minutino, un mezzo minuto, perché dopo paura sennò che si brucino. Sì. Au, pela. Okay. Bisogna per forza lasciare l'impasto un attimino nel frigo, sennò è troppo morbido da lavorare. Ok, io intanto lo faccio così, poi la prossima volta la faremo vedere proprio giusto. Una ricetta flash, dai, sì, adesso. Questa qua è proprio una ricetta flash. Gli stiamo facendo il bordo così perché si fa fatica anche a stendere, è un po' troppo morbida, un po' anche il caldo, e quindi diciamo che da quel fatto che fai fatica un attimo a stendere, poi è talmente morbida che comunque se ci mettete dentro anche, non so, la cannella, un po' di più tanto burro, potete fare dei buonissimi biscotti, o anche aggiungere della polvere di cocco sopra, insomma anche delle gocce di cioccolato potete fare, insomma tante cose con quell'impasto qua. Io mi trovo bene. Logicamente se lo volete più zuccherato mettete più zucchero. Ecco qua. Adesso io gli do la forma che mi serve. Hai qualcosa da dire intanto, Jody? Mi dici chi... Si è appena collegata a Katia Zanelli. Ciao Katia. Ciao Katia. Come andiamo? Chi è? Hanno appena suonato la porta, rimanete pure qua tranquilli che... Ci ha abbandonato. Io li spegnerei. Ok, facciamo vedere un attimino.
io ho tante pattine da prendere la roba, ma che ti devo dire, io mi trovo solo quello dei panni. Vabbè. Dadino, se vuoi far vedere i nostri cornetti, che poi se adesso subito li facciamo assaggiare, perché è arrivato adesso Gianni con il suo amico. Io ti direi anche questi, perché sono pronti anche questi. Quindi, vabbè, facciamo proprio vedere una cosa in diretta proprio. Giuseppe, gli ho scritto adesso che stiamo facendo la torta, tempo che contiamo fino a 3 e senti. Allora, se vuoi venire qua a far vedere, dopo metteremo su un po' di zucchero a velo e vi serviremo anche. Quindi, oh là là, sono io questo lo abbasso un attimo perché la torta non è ancora pronta, se vuoi. Ed ecco qua, allora, effetto. Oh, ho azzeccato. Cornetto, logicamente non possiamo ancora spostarli perché sono caldi veramente tanto, cioè non si possono toccare ancora, e gli stuzzichini fatti di wurstel, veramente veloci da fare. Allora Giadina, se tu riesci a appoggiarmi il telefono lì in modo che tutti mi vedono, e prepari, non so, un aperitivo al papà e a Piero. Ah, ok. Intanto con i stuzzichini che abbiamo fatto, io vado avanti a spiegare subito la mia torta, che ormai, guardate, è già pronta. Punzecchiare la base. Punzecchiamo la base, che è importante per la pasta. Bisogna sempre punzecchiarla un po'. Anche un po' a fianco. Vedi? Se vuoi appoggiare bene il telefono, intanto io comincerei con la Nutella. Ups, ho fatto cadere. Cosa stai puntando, Giadi? Non vorrei che magari... No, hai chiesto, rispondendo un attimo a Giuseppe, che mi ha chiesto una cosa. Oh. Allora, io non so dove appoggiare il telefono, così? Momento, quindi au. Tanto io ogni tanto faccio vedere. Io comincerei a... Guarda, spenderla. Ti ho appoggiato. Okay. Guarda, io sposto tutto e faccio vedere. Procedo con questo. Stendo la mia bella Nutella dentro. Mi dispiace che non riesco a vedere i messaggi adesso, ma dopo vi prometto che rispondo a tutti. Ho un po' di memoria. Ah, scusa. Mamma mia, che dolore. Che dolore. Ecco, io adesso vado avanti un attimino a stendere questo. Papà, avete preso una cosa? Ecco. Una volta che avete steso tutta la Nutella, adesso vi faccio vedere, madonna mia, è proprio una bontà la Nutella, non posso, niente, ho steso tutta la Nutella, adesso prendo i miei biscotti e comincio a metterglieli dentro. Se vi faccio vedere, né? Così abbiamo la parte morbida, la parte croccante. Io ne sbriciolerei ancora e diciamo che ce ne vuole un po'. C'è il vino bianco lì sotto, già lì, hai visto? Lì, la bottiglia. Ne approfitto che, visto che Giada lavora al bar, e quindi l'aperitivo ce lo prepara lei. Allora, adesso vi faccio vedere il risultato. Dovete proprio, vengo vicino, farla così. Vedete, c'è sia la Nutella col biscotto dentro. Adesso cosa facciamo? Visto che abbiamo finito con la Nutella e tutto, spostiamo un po' di roba. L'ultimo pezzo. Allora, mi appoggio qua così e cominciamo a sbriciolargliela sopra.
sopra. Proprio da sbriciolare, fate proprio la sbriciolina, vero senso, proprio sbriciolatela e buttatela sopra. Ci vuole un po' di tempo adesso, ok? Intanto chiacchieriamo. E nel forno non abbiamo più niente? Io volevo anche che prendevi un cornettino, dopo lo apri e fai vedere un attimino come sono venute. Diciamo che è una cosa velocissima da fare se proprio proprio avete voglia di qualcosa di dolce e avete in casa, per non farlo col solito pasta sfoglia, allora si usa la base della pizza. Si possono fare anche salati così, perché io tante volte ci metto lo speck e un po' di mozzarella e poi li avvolgo con un po' di anche di pesto, e un po' di mozzarella, va benissimo lo stesso, e sono buonissimi i salati. Dopo alla fine spennellate con l'uovo e mettete su un po' di sale grosso possibilmente, e adesso perdo un po' di tempo, lo so, però è la diretta. Ho fatto un po' di salati di là. Sì, prendi quelli lì salati e un po' di dolce, dai. Se vuoi prendere anche un po' di olive, qualcosa. Sì, stiamo preparando un vero e proprio aperitivo. Digli a papà di aspettare, però non vorrei che intanto che prepariamo se ne vanno di nuovo. Allora, praticamente io sto sbriciolando tutto l'impasto sopra, ci vuole un po' di tempo, dovevo prepararmelo già fatto e comunque va bene. Guarda, fa vedere, fai vedere anche alle persone, metti anche qualche cornettino vicino. Dolce, salato, se qualcuno vuole assaggiarlo. Dopo volevo che ne aprivi uno da far vedere anche, se vuoi prendere anche un po' di affettati lì da mettere sopra. Ma dove? Anzi no, così, metti quei due lì. Guarda che carino, una roba proprio fatta velocemente. Aspetta che ti alzo, riesci ad alzare il telefono? Così vieni anche qua e fai vedere anche questo. Ta-dan! Logicamente con lo spritz. Allora, per chi non ha capito la ricetta, io dopo ve la rimetto. Comunque, la ricetta di questa è 500 di farina, 3 uova, zucchero io ho messo 2, però ne mettete, di solito sono 100-200 di zucchero, però io ho messo solo, mi sembra che 2 o 3 cucchiai, e poi ho messo 9 gocce di dolcificante, e dopo ognuno assaggiate. Io ho il vizio di non mettere tanta roba, tanto zucchero, lo so, magari penserete con tutto quello che ci hai messo dentro l'anima, ok, e adesso perché c'è dentro la Nutella, ma qualsiasi dolce evitate di mettere la quantità giusta di zucchero. Diciamo che questa è la parte più brutta, perché c'è da sbriciolare tutto su. Anna Rosa ha detto buonissima, la farò e ti mando la foto. Guarda Anna Rosa, provala, e ti posso chiamare solo Rosa perché è lunga, Anna Rosa. Ti chiamerò Rosa se ti fa piacere. Ecco, io ho sbriciolato tutto, finita così. Arrivo un attimino, pazienza, vai, wow. Allora, io ci metterei anche questo sopra. Ah sì, finisci. La bottiglia che fa casino, la polverina. Ok, io vado a infornarla. Infogliamo a 180 gradi. Mi manca la teglia, la metteremo qua. 180 gradi per 30-35 minuti. Dopo dipende dal forno. Allora, io non metto il mio timer perché vado a occhio. Anche perché vi spiego, io ho il forno che purtroppo, diciamo, lo uso tantissimo. Ho un timer che gira vuoto e non funziona, quindi vado a occhio. Tanto la crostata non fatela cuocere molto, perché sennò diventa troppo croccante e si sbriciola. Ok, vieni qua che intanto aspetta, portiamo l'aperitivo di là. Mi puoi aprire la porta? Ti prendo il bastone. Però allora gli appoggio di... c'è il...
telefono lo appoggio qua. Anna Rosa ha detto: certo, mi fa piacere. Quindi okay. Poi la chiamiamo Rosa. Rosa, ok. Ma ti serve una mano? No. Una truslita. Se tu intanto vuoi far vedere ancora qualcosina. Ragazzi, arrivo subito, né? Adesso siamo qua e volevo far vedere il cornetto. Lo apriamo, amore, così facciamo vedere anche gli altri come sono messi. Questi sono i nostri cornettini. Aspetta un attimino che ti faccio. Io volevo spostare un po' di roba. Prendiamo il coltello. E questi, abbiamo detto, sono fatti con l'impasto della pizza. Proviamo. Caldi? Ma sai che con l'impasto integrale sono buoni? Adesso assaggio anch'io, dai. Cin cin. Ah, scotta. Sai che sono buoni con l'impasto? Pizza dentro, pasta sfoglia fuori. Buonissimi. Diciamo che sono venuti fuori proprio buoni. Perché salato? Salato e dolce. E dopo arriva il dolce. Buonissimo. Provateli allora. Intanto che mangiamo questi, metto via un po' di roba perché mi fa piacere farvi vedere il risultato finale della nostra crostata, che poi non ci vuole molto per farla cuocere. Sono buoni veramente. Adesso prendiamo un piatto. Allora, di solito si può mettere su il zucchero a velo, ma io salati. Non lo metto, anche perché c'è già dentro la Nutella, poi essendo il salato e dolce, io direi di non metterlo. Comunque sono buoni veramente. E questo è fatto. Adesso io tiro via tutto perché ho proprio piacere di far vedere la nostra torta finita. Nutella mettiamo via. Quanti siamo in linea intanto? 37. Quanto? 37. Ok. Comunque la torta sta venendo fuori bellissima. Questa l'abbiamo già usata. Via. Questo si può buttare. Allora ripetiamo un attimino e diciamo cosa stiamo facendo. Noi abbiamo fatto una base della crostata con dentro una Nutella, un po' sporco di Nutella, con dentro Nutella, e ho sbriciolato dentro i pan di stelle, i biscotti, i pan di stelle, e dopo l'impasto della crostata praticamente l'ho sbriciolato sopra. Praticamente una sbriciolata di Nutella e biscotti, tutto qua. Però la base della crostata l'abbiamo fatto con 500 g di farina, 3 uova, sarebbero 200 di zucchero, se riuscite a metterne di meno è meglio, 250 di burro, grattata di limone. Se volete mettere un pizzico di lievito, se no fate senza, perché tanto la crostata non è che deve crescere, ma poi dipende da come la volete, se la volete alta, se invece la volete bassa, è tutto qui. Cioè, ma come la... Scusate, intanto io vado avanti perché così vi voglio far vedere la crostata. Ciao Lori! La tua amica? Sì. Abbiamo fatto i cornetti salati alla Nutella. Passa di qua. Vabbè. Vieni.
Ecco, io intanto vado avanti a pulire e abbiamo fatto i nostri bei cornetti sul fuochino. Vediamo il risultato qua, come sta venendo fuori. Qui però non ci fai snappare. Ah certo, però l'abbiamo messo troppo basso. È ancora presto, se no. Comunque vi dico subito che è buonissima, è buonissima e non durerà molto. Sicuramente non durerà. Se poi la diretta l'ha vista Giuseppe, sicuramente non durerà quella, ma neanche i cornetti. Allora, cosa vogliamo fare intanto? Non vorrei neanche stufarvi, intanto magari vi saluto e dopo magari vi faccio un piccolo video del risultato finale, così vi faccio vedere come è venuta fuori la torta. Intanto vi lancio un bacio a tutti e c'è proprio da aspettare. A dopo!